Gentili telespettatori di Teles, buongiorno. Ci troviamo qui davanti alla struttura alberghiera dell'Acquamontis a Rivisondoli. A breve arriverà la carovana azzurra della società Calcio Napoli. Tanta gente qui ad accogliere i loro beniamini, sicuramente anche qualche mal di pancia legato alle partenze dei senatori, di coloro che sono stati menzionati quali capitani della squadra. Attendiamo l'arrivo della squadra, vediamo le impressioni successivamente con le interviste del popolo azzurro. Buongiorno gentili telespettatori, siamo qui in compagnia di Antonio, una persona squisita che viene da Napoli proprio per seguire la sua squadra, il suo amore, la sua passione, la possiamo dire. Cosa si prova quando si arriva qui nelle zone dell'Alto Sangro per seguire la propria squadra? Allora, vi dico che l'anno scorso qui è una passeggiata da Napoli, mai sono andato a Dimara, questo sono 500, 700 chilometri, sono tanti. Solo la passione ti fa fare tutti quei chilometri. E per me il Napoli è un pezzo del mio cuore, come se fosse una seconda madre. Anche se ci ha deluso quest'anno. Ecco, qual è il problema del Napoli in questo preciso momento? Il problema di Napoli, secondo me, è sempre la società. I tifosi napoletani meriterebbero molto di più per questa delusione. E con tutto ciò c'è tanta gente, c'è una grande passione. Napoli per noi è Napoli è napoletano, è un pezzo del nostro cuore. La ferita che un tifoso napoletano prova nel vedere i quattro capitani che vanno via. Ha venduto tre gioielli. Come si fa a mandare via quei giocatori? Lo sanno solo loro. Io non sono in grado, sono un grande appassionato. Per me Napoli è tutto e manca da 40 anni. Sono 40 anni che abito a Roma. Però ogni volta che si nomina Napoli, ma se voi pensate che i napoletani vanno al cimitero e hanno scritto sul cimitero all'epoca di Maradona che vi siete persi. Solo il napoletano poteva fare una frase del genere. I tifosi sono ancora qui davanti alla struttura alberghiera dell'Acquamontis, dove il Napoli è appena arrivato. Qui con noi abbiamo Francesco direttamente da Napoli. Francesco, parliamoci chiaramente, qual è il problema del Napoli in questo momento? Il problema, uno solo. Diciamo che la società è forte, ma io sono tifoso da piccolino, quindi trovare punti deboli non è il mio forte. Io preferisco tifare, ma mi do questo. Se proprio vorrei qualcosa in più, vorrei una società un po' più aperta ai tifosi, un po' più di... Guarda, un esempio molto concorrente, siamo stati qui tutti i tifosi, eravamo a applaudire, il pullman è passato, non si è fermato, blindato, non abbiamo visto niente, non c'è stato contatto tra la tifoseria e la squadra, non abbiamo avuto modo di esprimerci. È stato triste soprattutto per i bambini, c'erano un sacco di bambini, ma che ci possiamo fare? Se questo è quello che secondo la società è meglio, noi ci atteniamo. Non possiamo fare tanto. Quest'anno il Napoli, con la perdita dei quattro senatori, sicuramente avrà delle difficoltà a costruire un progetto ambizioso, ma questo sicuramente non significa che il calciomercato sia concluso. Cosa ti aspetti dalla società? Guarda, dato che ormai l'arrivo di Kim è quasi ufficiale, in difesa credo che con Kim e Ossica abbiamo chiuso. Centrocampo, se Zielinski non parte, siamo completi. E se Onas parte ci servirà una grande alla sinistra, ma poi dato che quest'anno si giocherà 4-3-3 quasi sicuramente, possiamo anche accontentarci di questo, magari giusto un ultimo acquisto un po' più di spessore e abbiamo concluso, va bene così. Comunque vada, Forza Napoli, sempre. Napoli, sempre.